alla presentazione della quarta edizione dell'antologia del premio internazionale Trinachia. Questo è anche il nostro primo evento che si inserisce nel Maggio dei Libri, edizione 2021, dove il tema principale di questa undicesima edizione a livello nazionale è l'amore. Quindi noi abbiamo voluto, come dire, dare ai nostri eventi che faranno parte del Maggio dei Libri questo significato dell'amore della scrittura, dell'amore in quello che è un'autobiografia, quello che è una biografia, una poesia, dove l'emozione che esce nel leggere e nello scrivere, quindi nel ricevere e nel dare, fa la differenza. Per cui ci teniamo tantissimo e abbiamo coniato anche una frase per questo, che abbracciamo la vita con amore. Abbracciamo la vita con amore fa parte del nostro quarto evento, dove tutti possono partecipare e leggere, dare un messaggio o anche recitare una poesia con la voce del cuore. Allora, ringraziamo l'assessorato alla cultura e il comune di Catania che ci ospita, e anche siamo in collaborazione con la biblioteca Vincenzo Bellini, quindi ringraziamo anche loro. Il tema, abbiamo detto che è l'amore, e ringrazio gli ospiti di questa che siete qua, siete insieme a noi da varie parti d'Italia, abbiamo e anche le diverse altre nazioni. Questo ci unisce, quindi la scrittura, l'emozione ci unisce. E questo per me, in questi giorni che ho lavorato e che ho letto i brani di questa antologia della quarta edizione di Trinachia, mi sono emozionata. E ho anche risuonato con molti scritti vostri. E quindi vi ringrazio per questo. Cosa dire? Sono felice che siete tutti quanti qua, quindi diciamo questo pomeriggio insieme sarete voi protagonisti con le vostre scritture e con i vostri pensieri, dove questo tema principale è dove si celebra l'amore. Quindi do la parola a Orazio e ringrazio il presidente e insieme a tutta l'organizzazione delle Stelle in Tasca, perché è quello che ha creato, diciamo, questo contenitore dove possiamo esprimere le nostre emozioni. Grazie a tutte e tutti voi per essere qui con noi e condividere questo nostro primo evento nel Maggio dei Libri. E oggi volevamo presentare la nostra antologia, l'antologia della quarta edizione del premio Trinachia. Io ricordo che insieme a voi abbiamo avuto la possibilità, era l'ultima cerimonia di premiazione del nostro premio che abbiamo potuto fare in presenza, e quindi ci siamo incontrati qui a Catania presso la Biblioteca Riunite Civiche Ursino Recupero, nel piccolo refettorio presso il Monastero dei Benedettini a Catania. E ricordo sempre con molta emozione questo nostro incontro. E in quell'occasione Trinachia, come premio, ha anche organizzato e sostenuto un convegno internazionale che avevamo chiamato Mitanalisi dell'insularità, convegno organizzato anche dalla rivista Magma, rivista internazionale di scienze umane e sociali, dalla Società Internazionale di Mitanalisi, e realizzato anche in collaborazione col Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, l'Assessorato ai Saperi del Comune di Catania, l'Institut Français di Palermo, l'Alliance Française di Catania e il Liceo Artistico Statale Emilio Greco. E vorrei anche, visto che
da allora abbiamo avuto la possibilità di pubblicare gli atti di questo importante convegno. Vi invito a poterli leggere e consultare sul sito web della rivista. Gli atti sono stati pubblicati, il libero accesso è gratuito, quindi chi volesse può anche, se non trova il link sul sito web, può anche contattarci e manderemo gli atti per email. Quel convegno è intimamente collegato a Trinakia, l'isola, perché è questo spazio geografico che non è solo uno spazio geografico, è anche uno spazio estetico. Donne e uomini che raccontano la propria esperienza vissuta in Sicilia e che condividono insieme sentimenti, emozioni e ci restituiscono una condizione di vissuti, di esperienze che ci danno anche il senso della nostra umanità e che va oltre questo spazio geografico. Quindi per noi Trinakia è importante per questo. Oggi insieme a noi abbiamo alcuni degli autori che sono stati pubblicati nella nostra antologia. L'antologia, come ogni edizione, presenta le varie sezioni del nostro premio e per ogni sezione voi troverete all'interno dell'antologia una selezione delle opere che hanno partecipato. Ricordo, iniziando dalla sezione dedicata alle poesie, tutte poesie dedicate all'isola, troverete qui le poesie premiate nel corso di questa edizione. Poi abbiamo la sezione dei diari di viaggio, la sezione dei racconti autobiografici, la sezione delle biografie e la sezione delle autobiografie. E quindi sono felice di ritrovare e ritrovarvi in questa occasione per poter insieme a voi avere anche la possibilità di condividere un pensiero su questa esperienza comune che abbiamo avuto la possibilità di fare insieme con la scrittura, ma anche con la relazione, con la vicinanza l'uno con l'altro, grazie a questo premio. La mia partecipazione ai laboratori autobiografici sono stati per me una scoperta veramente enorme, perché non immaginavo potesse esistere un luogo dove poter esprimersi in totale libertà, e in totale, diciamo, in un ambiente, in un contesto assolutamente protetto. Quindi non è solo la libertà di pensiero, la libertà di poter dire tutto quello che ognuno di noi porta dentro, anche quel bagaglio irraccontabile o quello che si confida soltanto alle persone care, a pochi eletti, insomma a poche persone che riescono a capirci, ma soprattutto, diciamo, una situazione protetta. E io sono una persona molto chiusa, molto introversa, è difficile che esprimo i miei sentimenti, che esprimo i miei pensieri, le mie ansie, le mie preoccupazioni. E invece in quel contesto, nonostante io fossi in una situazione con persone assolutamente a me strane e sconosciute, si è creato proprio questa atmosfera serena, accogliente, ovattata e protetta. E Orazio Valastro, il conduttore del laboratorio, ci ha tenuto molto a rafforzare questo, diciamo, valore di spazio in piena libertà, senza giudizio, senza la paura che quello che noi abbiamo raccontato in quel contesto possa venire raccontato all'esterno, e quindi quasi uno spazio materno, anche se forse è un po' troppo grossa questa parola, ma uno spazio di accudimento e di accoglimento materno, dove qualsiasi nostra emozione, qualsiasi nostro vissuto, bello, brutto, raccontabile, irraccontabile, poteva trovare il suo spazio per esistere. E questa cosa ha creato dentro di me proprio un senso di ribollimento, per cui ho tirato fuori delle cose che nemmeno io pensavo esistessero dentro il mio vissuto, di cui non avevo nessuna consapevolezza, almeno a livello cosciente, e che invece attraverso le parole hanno preso vita autonoma.
si sono andate a costituire, a conformare in un racconto, in una storia di vita, che era quella mia, quella dei miei antenati, quella di un ambiente, la Sicilia, diciamo, del post-guerra, con una cultura ancora contadina e con tutti i pregi e i difetti della nuova classe sociale che si andava a costituire. E ogni personaggio si è preso quasi in autonomia il suo spazio. È come se io non avessi fatto altro che essere un trascrittore di cose che venivano fuori in maniera automatica, in maniera naturale, come un fiume in piena, che scorreva liberamente, le parole si mettevano una dietro le altre, gli episodi si mettevano uno dietro l'altro. Quindi, diciamo, le cose che ho tirato fuori in questa esperienza hanno avuto veramente un effetto di grandissima catarsi e anche di grande presa di consapevolezza, di coscienza di me, dei miei vissuti, dei miei traumi, e anche delle storie degli antichi, delle storie degli altri, delle responsabilità mie, di altri. Allora, come se ogni casella avesse trovato il suo posto. La cosa che mi ha più emozionato e più colpito, sia nel laboratorio che anche nel premio, è che si è creata quasi una comunità di anime affini. Queste anime le ho trovate sia dentro il laboratorio, con persone che non conoscevo, di cui non avevo nessuna conoscenza, insomma, dei loro vissuti, delle loro storie, però ho sentito subito una grande affinità, come se parlassimo lo stesso linguaggio, il linguaggio della poesia, il linguaggio della sensibilità, dell'ascolto reciproco, dell'accoglimento e dell'accudimento reciproco. E questa sensazione, questa esperienza è continuata anche nel concorso e poi nel premio Trinacria. La cosa bella che mi è rimasta è proprio la sensazione che al mondo esistono delle nicchie, dei posti riservati, protetti, poco conosciuti, dove alle persone è dato modo di poter essere se stesse, di poter essere quello che sono e di poter esprimere questo se stesso in totale piena libertà. E un po' questa è tutta la mia esperienza con Trinacria, per cui ci sono con i laboratori di scrittura autobiografica e con il premio Trinacria, per cui io ho una forma di legame, una forma di affetto con questa associazione. E quando posso, quando sento che c'è qualche attività, corro, perché è un momento proprio di relax sia per il mio cervello che per la mia anima, un momento in cui la mia anima trova quiete e soprattutto si rilassa, non ha bisogno di indossare l'abito buono che utilizziamo tutti i giorni per presentarsi nel mondo esterno, ma si può permettere il lusso di essere quella che è e soprattutto di dirlo, di poterlo raccontare, di trovare le parole, i modi, i tempi, i ritmi, le atmosfere per poterlo raccontare. Questo è quello che, insomma, ho da dire su questa esperienza e spero che sia sufficiente, perché anche se l'ho espresso con parole povere, con poche parole, ma il peso e la forza e la potenza di tutto questo non è poca. Io vi parlo da Ravenna, non l'avevo detto prima, visto che abbiamo fatto un po' un giro geografico delle provenienze. Ma due parole velocemente su questo racconto e questa esperienza, questa piacevolissima esperienza che ho fatto con Trinacria. Ma intanto io normalmente non scrivo in modo autobiografico, anzi, sinceramente ci stavo pensando mentre ascoltavo, credo sia forse l'unica cosa che abbia scritto in modo autobiografico, anche se in realtà qualunque cosa si scriva, ovviamente tutti voi che scrivete questo lo sapete molto bene, ha sempre un qualcosa di autobiografico inevitabilmente, quindi riflettevo sul fatto che in realtà più che autobiografico, la differenza è forse una narrazione di un fatto realmente accaduto rispetto a un fatto creato, diciamo, con l'immaginazione, con la fantasia. Ma d'altra parte anche il racconto creato con la fantasia in realtà ha molto di autobiografico, quindi in realtà il confine tra le due cose in realtà non è così delineato in modo netto e preciso, così come il racconto vero e proprio di fatti realmente accaduti, come poi anche il mio racconto, a sua volta viene il modo di narrazione, ovviamente si basa su fatti concreti, fatti reali, ma la parte immaginifica ovviamente è forte,
e deve essere così, se no sarebbe qualcosa di diverso. Ecco, in particolare su questo racconto, il racconto non esisteva, è nato proprio dopo la lettura del bando relativo al concorso di Trinachia. Semplicemente quel bando metteva insieme due cose, la necessità di parlare di se stessi e la necessità di parlare della Sicilia. Io avevo una bellissima e carissima esperienza nell'isola siciliana che risaliva ai miei 20 anni, quindi ci sono poche cose belle, poche cose dei 20 anni che non sono belle, no? Belle o brutte che siano state, sempre belle sono. E infatti questo racconto risale a 50 anni fa, no, ma insomma poco ci manca, insomma, quindi siamo in tempi qualche decennio fa, diciamo, via, per essere. Quindi non esisteva, è stato creato apposta proprio sulla base di quello che richiedeva. È un racconto che ovviamente parla della Sicilia, ma parla di una parte molto particolare della Sicilia, cioè un'isola nell'isola, visto che è ambientato a Filicudi. Quindi una piccola isola che fa parte di una grande isola, ma ne condivido ovviamente tutta la parte culturale, tutta la parte che riguarda le persone, le abitudini. E il titolo è stato ricordato giustamente da Valanda, Amore e Pietre, e questo si sposa molto bene con quello che ho sentito essere il vostro tema del maggio librario, quindi l'amore c'è, come coniugare amore e pietre? È fatica, ovviamente il titolo è stato scelto apposta per creare in qualche modo un'antitesi, quindi da una parte l'amore, quindi qualcosa di vivo, di caldo, messo vicino alle pietre, quindi qualcosa di assolutamente duro, freddo, non vivo, insomma, ecco. Questo era un po' il contrasto che il titolo voleva creare, però in realtà era anche molto vicino al tema del racconto, nel senso che si parla di pietre perché lo scopo di quei mesi passati su quest'isola siciliana era proprio lo studio delle pietre di quell'isola, ma insieme a questo si sviluppa una storia d'amore su più fronti, quindi prima di tutto quello importante è per l'isola in sé, per Filicudi, ma già che c'era anche qualche amore un po' più profano, diciamo, all'interno di questa avventura. Ecco, avventura perché, come dicevo, a 20 anni, come sicuramente sarà così un po' per tutti, era sicuramente la prima volta che mi allontanavo, adesso non dico da casa, sarebbe dire troppo, però diciamo da un contesto a me noto, a me in qualche modo familiare, per andare in un mondo completamente diverso, del quale nulla conoscevo. E col quale inevitabilmente, come succede credo in questi casi, c'è un impatto iniziale di diffidenza, assolutamente reciproco, perché io ero con un amico a fare questo, con un collega. Reciproco perché anche dalla parte di chi viveva nell'isola a sua volta vedeva qualcosa di diverso e forse mai visto, insomma. Quindi diciamo, in qualche modo, questo era un po' quello che accadeva. E la cosa bella che mi piace ricordare è che questa... non so se diffidenza sia la parola corretta, comunque sia, diciamo, questo tipo di atteggiamento mi vorrebbe dire di falsa non accoglienza, non è spiegato bene, però di diverso, ecco, questa sensazione di diversità iniziale si è poi trasformata nel giro, noi abbiamo passato diversi mesi sull'isola, si è trasformata in realtà in un rapporto di affetto reciproco molto, molto profondo, insomma. Questo è sicuramente credo il bello di questa storia, diciamo. E dopodiché, vabbè, l'amore per Filicudi, per la Sicilia in generale, io ero lì per fare il vulcanologo, per studiare vulcanologia, quindi se sei italiano e ti piacciono i vulcani, ovviamente Sicilia per te significa tutto. E quindi questo è inevitabile, anche se poi proseguendo nella vita ho fatto cose diverse, ma in quel momento lì quello era il mio, la parte centrale dei miei interessi, diciamo. Di tutto questo cosa resta? Resta intanto la bellissima esperienza fatta con Trinachia, che mi ha permesso intanto di passare una bellissima giornata a Catania, quindi questo un po' di tempo fa, e di mettere giù questa esperienza nero su bianco, di tirarla fuori, visto che era lì da tanti anni, diciamo, e non era mai uscita. Questo è un po' la storia di questo racconto.
Credo che questa sia la prima iniziativa e forse anche l'unica che riguarda così a fondo tutti gli aspetti relativi alla memoria dell'isola, alla memoria delle esperienze di chi è passato transitoriamente o di chi vi è nato o di chi vuole raccontare la vita di qualche persona siciliana. Mi sembra veramente un'iniziativa fantastica. Io ho raccontato una piccola porzione della vita di mio padre, molto breve perché mio padre ha avuto una vita piuttosto lunga, quindi già così facendo una breve narrazione dei suoi antecedenti e poi anche della sua esperienza nella Seconda Guerra Mondiale, perché papà è partito volontario a 16 anni e già erano venute fuori un sacco di pagine. Il racconto era comunque molto emozionante, molto anche doloroso se vogliamo, perché certi ricordi. E comunque il racconto è nato dalla giusta posizione di ricordi miei, ricordi da parte dei miei fratelli, noi siamo sei, i figli di papà, e in particolar modo la maggior parte, diciamo, dei dettagli legati a questi ricordi risale alla narrazione di mio fratello Paolo, che io ho riportato con molta attenzione e che poi ho inquadrato in un racconto vero e proprio, perché se no, diciamo, non mi piaceva la struttura diario, non mi soddisfaceva. Ho anche provato, ma non mi soddisfaceva. E quindi l'ho posto in questa maniera, ho cercato di raccontare le numerose volte in cui chiedevo a mio padre qualcosa della sua vita, perché aveva sempre qualcosa di immaginifico, di fantastico, la guerra e come era riuscito a partire volontario. Lui desiderava moltissimo partire volontario, cosa che invece gli è stata veramente una, non dico fatale, ma insomma perse la gamba in guerra e rimase mutilato, quindi non lo so se poi tutto questo impegno per partire sia poi giustificato dalla durezza, dalla crudezza di una guerra, ma d'altronde aveva 16 anni. E quindi ho voluto scrivere il racconto in forma di dialogo tra me e mio padre, anche se in realtà riporto molti dei ricordi così come sono stati riportati da mio fratello Paolo. Io abito a Roma dal 74, quindi a parte un vago accento, il dialetto non mi appartiene più così profondamente, insomma. Però sono nata a Trapani, quindi basta che mi possa trattenere lì qualche giorno e già riprendo un forte accento. Già parlare con voi mi è utile per riprendere il ricordo. Grazie di avermi invitato a questo evento. Continua a sorprendermi questa Trinacria. Mi ha sorpreso quando abbiamo appreso di essere stati premiati per il lavoro che abbiamo fatto io con la mia amica Micaela. Mi sorprende ancora oggi con quest'altro evento. Dico subito che il libro che noi abbiamo scritto, o perlomeno che io ho raccontato e che Micaela ha scritto e sceneggiato, esisteva, nel senso che l'avevamo pensato perché abbiamo dato ascolto a delle richieste pressanti che mi venivano dai miei figli, che volevano che io, prima che la memoria sfumasse e venisse a mancare il ricordo nitido di tutta la vita che io ho passato in questa terra, volevano che io scrivessi e raccontassi la mia storia, e raccontassi anche la mia terra, ma soprattutto anche per dare lasciare contenta una amica assolutamente casuale che ho incontrato su un pullman che mi portava da Palermo a Favignana, che sarebbe la mia seconda il mio secondo pezzo di cuore, oltre a quello di cui poi vi parlerò. Questa amica che si chiama Marina, che sentendomi raccontare, perché entrammo un po' in discussione così in confidenza, sentendomi raccontare di fatti, eventi, curiosità e aneddoti della Sicilia, sempre più incuriosita, sempre più entusiasta, mi disse: ma perché non scrivi un libro? E così fu. Ho incontrato Micaela, la quale
con grande pazienza all'inizio, ma poi con crescente interesse e addirittura curiosità e quasi fanatismo, non passava giorno che non veniva ad ascoltare per lunghe ore a me, che messo sulla nostra poltrona, sulla mia poltrona, raccontavo quella che è la storia della Sicilia, la storia della mia vita, e il percorso molto tortuoso e per certi versi anche difficoltoso e tragico mi ha poi riportato a quella che noi abbiamo chiamato la casa. Il nostro racconto, nel mio racconto, la casa è nella fattispecie quella terra al centro della Sicilia, proprio l'ombelico, nella zona delle province tra Enna, al confine tra Enna e Palermo, proprio l'ombelico, vicino al comune di Calascibetta. E la mia famiglia paterna aveva centrato e concentrato la loro attività agricola, diciamo imprenditoriale, dalla quale in qualche modo mi era allontanato per seguire i miei sogni della mia professione, che ho fatto sempre l'ingegnere, che mi allontanavano sempre di più da questa catena, da questo plinto terribile al quale siamo alla fine poi siamo rimasti incatenati. Ecco, l'occasione, ho raccontato la Sicilia, ho raccontato la sua storia industriale, la sua storia agricola. La mia scelta è stata quella di scomparire ovviamente in questo testo e raccontare questa diciamo biografia come se in realtà fosse un'autobiografia, quindi con la voce e le parole di Ernesto sostanzialmente. Mi sembrava la scelta più opportuna e anche la più forte, proprio perché aveva senso dire certe cose se insomma raccontandole in diretta, così, cioè raccontandole in prima persona come aveva fatto lui con me, esperienze di vita legate a tanti settori della sua vita, del lavoro soprattutto, della casa, diciamo della casa, insomma di Pizzenti, che era il posto in cui diciamo sostanzialmente è il filo rosso che unisce tutta la sua vita, e poi anche le sue esperienze affettive, sentimentali, molto importanti per tutto quello che riguardava anche la storia della sua. E poi è così anche le esperienze forti che ha avuto nell'arco della sua vita, di quella parte della sua vita. Io sono onorato di avere partecipato per diversi anni a questa vostra associazione Le Stelle in Tasca, che veramente è una bella iniziativa. Io l'avevo quasi dimenticato, no? Anzi senza quasi, l'avevo dimenticato che il libro che è stato premiato con alla quarta edizione di Trimachia, in effetti non è il risultato di un anno passato con voi, perché proprio da qualche settimana mi sono reso conto di una cosa, che quel libro che voi altri avete premiato, io vi ringrazio, è semplicemente il lavoro che ho fatto il primo anno che sono stato con voi altri. Cioè, praticamente ancora non avevo assimilato del tutto i tuoi insegnamenti, Orazio. Io purtroppo avevo fatto qualche personale esperienza di scrittura autobiografica, che vabbè, così senza pretendere niente, era un mio passatempo. E poi ho sviluppato con voi altri questo piacevole passatempo. E comunque devo dire che sono molto soddisfatto. Sono molto soddisfatto, peraltro,
perché in vostra compagnia ho potuto conoscere e apprezzare molte persone che hanno seguito i corsi con me e veramente sono loro grato della loro simpatia, del loro affetto e devo dire con un pizzico di emozione che la persona che ho apprezzato di più, che mi è stata molto più vicina e purtroppo se n'è andata, è stata Ada. E mi dispiace, ma è così. Anche le altre persone sono state molto, molto affettuose, mi hanno supportato, mi hanno accettato per quello che sono e io le ringrazio così come ringrazio. Io in realtà, quando ho iniziato questo lavoretto, io onestamente non sapevo cosa scrivere. Ed è stato grazie ai tuoi suggerimenti, alla tua spinta, che io mi sono slanciato a scrivere qualcosa, a tirare fuori la mia anima, a tirare fuori dai cassetti della mia memoria, dei ricordi che erano quasi cancellati. E sono venuti fuori pian piano e in effetti ho passato diversi mesi per scriverla, perché io nelle esperienze fatte così, visto che mi sono buttato anche prima, facevo abbastanza rapidamente, però con questo faccio ho dovuto faticare parecchio perché non è che l'ho trovato difficoltoso, però ero io che ero sempre scontento di quello che scrivevo, volevo scrivere qualcosa di diverso, qualcosa di meglio, ma alla fine mi sembra che è venuto fuori qualcosa di discreto, tanto è vero che ve ne sono grato, voi altri mi avete, come dire, fatto piacere con la vostra premiazione. Questa premiazione è venuta a sollevare il mio morale in un momento in cui stavo attraversando un momento abbastanza triste e per la perdita di una cara parente. E in ogni caso, vabbè, mi è andata così. La vita è fatta di alti e bassi, è fatta di momenti tristi e di momenti lieti e dobbiamo cercare di superarli magari appoggiandoci a queste cose che ce la possono rendere più agevole. Devo dire semplicemente che ho letto quasi tutta quell'antologia, ancora non l'ho completata ed è stupenda veramente perché ci sono dei passi molto significativi che io apprezzo molto e ogni tanto mi piace riprendere, li vorrei rileggere perché mi piace rinfrescarmi la memoria con queste cose piacevoli. E sono belli e meritano veramente tutto quello che avete potuto passare in questo periodo, specialmente per mettere su questo lavoro. Complimenti a voi altri. Mentre parlavi, ricordo quel pomeriggio che è stato veramente piacevole, umano, interessante. Ci siamo sentiti tutti bene sia ad ascoltarci che anche a guardarci, perché ogni tanto ci si girava e ci si accorgeva di essere molto attenti. Ecco, è stato bello. Poi il contesto era molto interessante, molto umano. Ecco. E, per quanto riguarda la mia esperienza, ho preferito scegliere una delle mie poesie anziché un racconto, perché volevo andare di impulso, come impulsiva è la mia isola, che io amo, adoro
stramo da sempre e il contrasto che io adoro nella mia Sicilia. Ho girato moltissimo e ogni volta che sono rientrata ho detto: guarda, ho visto altre storie, altri panorami, altri mari, altra gente, qui trovo tutto. Nei versi della poesia c'è ogni parte della Sicilia, quindi c'è la parte nera, quella lavica della nostra Citrezza, del nostro tratto fino a Messina, c'è quella caldissima, infuocata, colorata, barocca e via via. Io amo molto scrivere delle gioie che ritrovo nella mia anima, perché condividere la gioia e condividere il dolore, ma dare sempre una speranza al dolore, perché quando mi capita qualcosa vado sempre a trovare la parte positiva in quella qualcosa che poi mi dà la gioia, che mi dà la speranza, perché senza la speranza forse non c'è né gioia né dolore. E quando si parla di amore, come abbiamo detto e avete dato il titolo a questo incontro, io vorrei ricordare a noi tutti che l'amore, quando è vero, è un amore senza riserve. Vediamo tanto amore in giro, lo vediamo quando i ragazzi si abbracciano, quando noi diciamo guardiamo un panorama e ci sentiamo uniti al resto del mondo, ma dobbiamo ricordarci di essere pronti a un amore totale, cioè un amore che non ha riserve e che quindi non esprime opinioni, ma cerca sempre di mettersi al posto degli altri. L'esperienza è molto speciale perché per me questo premio mi ha permesso di conoscere l'isola che io ho inventato una parola, fratella non esiste in italiano, si dice sorella, ma io mi piace dire fratello e fratella. Allora la fratellanza dell'isola con la mia, che io sono anche delle Baleari, che sono isole, allora non soltanto conoscere un'isola molto importante e bellissima, perché io amo molto il vulcano, l'Etna, è bellissimo, e anche la città di Catania, anche le persone che ho conosciuto, perché questo mi ha portato a me l'amicizia di conoscere e portare nel mio cuore il collegamento con persone che ho visto dopo questo premio. Il premio è stato la prima connessione, il primo collegamento, per diventare non un premio, per diventare una parte della mia vita. Allora io vi ringrazio a tutti quelli che siete siciliani, anche tutti gli altri che non sono della Sicilia, perché anche sono fratelli e sorelle. Il premio per me è stato molto importante, perché io divento un altro, io sono più surrealistico, più astratto, ma quando parlo della Sicilia vivo nella luce. È importante per me il collegamento umano, il collegamento con le persone. E allora la poesia anche per me è molto importante, perché la parola è quello che serve per unirci a tutti. Noi parliamo diverse lingue e noi, tutto il mondo deve esprimere quello che pensa e nella sua lingua. Ma quando tu fai un collegamento con altri popoli, con altra gente, da diversi luoghi, allora tu penso che sei ancora più grande, sei più mediterraneo. Noi siamo tutti mediterranei, perché siamo tutti del mare, questo mare immenso che unisce a tutti. È lo stesso mare, l'acqua che oggi è a Maiorca, dove io abito, domani arriva alle onde, arriva a Sicilia, e dopodomani arriva alla Grecia, e penso che ritorna dopo indietro e va verso la Spagna, a Gibraltar, esce verso l'Atlantico. Noi siamo una cultura molto importante, il Mediterraneo è tutto collegato. L'antico impero romano ha creato queste lingue che tutte sono dal latino. Allora è uguale parlare spagnolo, catalano, italiano, francese. Siamo tutti collegati, tutti uniti in questo mare, in questo mondo